Benvenuti in un nuovo video. Da come avete letto dal titolo, sì, mi sta così stappando l'occhio, ok? Da come avete letto dal titolo, questo sarà un mega unboxing tra All Supplement e Prodis. Però inizierei prima da quello meno consistente che è Prodis. Non ho acquistato molto, ma ce l'ho qua a terra, è un po' enorme, no? Io non so perché, sincera. Pesa anche tanto, ma vabbè, andiamo a vedere. Ho speso in totale 40 euro. Non ho preso tantissimi prodotti perché principalmente non mi servivano. Ho preso più che altro integrazione che su All Supplement mancava. Quindi ho detto, vabbè, ne approfitto, faccio un ordine su Prodis e mi prendo quello che mi devo prendere. Ovviamente non mi sono accostata proprio al reparto abbigliamento perché, cioè, ragazzi, sono impazziti, impazziti. Allora, ho preso un pacco, oddio, è freddissimo, una confezione di albume. Non ho mai preso l'albume Prodis e mi fa un po' paura, sono sincera, però è 100% egg white, vabbè, albume, e 500 grammi, l'ho pagata intorno ai 3 euro, un po' troppo sincera, io lo pago in euro e 49 all'Eurospin, però raga, sinceramente l'ho voluto prendere perché mamma ogni volta che va all'Eurospin non lo trova quasi mai. Adesso ho 1,5 litri in frigo, quindi ho detto vabbè, ho quasi 2 litri, sto bene per un bel po'. La scadenza giugno 2020. Giugno 2020. Sì, vabbè, sta a posto. Andiamo avanti. Ho preso due confezioni di Omega 3. Io avevo preso quello grande, invece mandano due piccoli al prezzo di uno grande, quindi top, adoro. E ho preso il mio classico Omega 3, due confezioni. Era inutile farvi un video a parte perché comunque stiamo parlando di integratori e questo sarà molto veloce. Poi ho preso questo omaggio che mi hanno dato, Yummy alla Coca-Cola. Ho preso due bustine di Oatmeal più Whey Protein, sapete che io adoro questa farina al limone, la amo. Ho preso la confezione grande, cioè al prezzo della confezione grande di 600 grammi, mi hanno mandato due che poi dico io, no, se voi mettete 600 grammi e non mandate la confezione grande, perché non mi fate scegliere due gusti diversi come per esempio fate con le farine? Perché se io seleziono il chilo da la confezione tipo da 2 kg o 3 kg o quel che sia, tipo pure 5 kg, me le divide in 3 o 4 pacchetti diversi che posso scegliere il gusto. Perché non me l'avete fatto pure con la creatina? Cioè, perché a sto punto, visto che sono due barattoli diversi, però vabbè, ho preso scorta di creatina, io mi trovo davvero molto bene con questa qui che è Creapure, se si pronuncia così, non so come si pronuncia, vabbè comunque è 100%. E sinceramente la rivende anche All Supplement, solo che All Supplement ha solo il gusto naturale e io ho paura di prendere quella naturale per paura di gettare anche gli occhi. E quindi, anche se è naturale, no, però no, raga, no, la voglio a gusto. E quindi ho preso arancia. Adesso sto provando limone e mi trovo bene. Poi ho preso un po' di farina neutra. Principalmente io l'ho presa per questa perché, non so, stiamo facendo spesso le crepe, ho tantissima farina, però la neutra, specialmente in questo periodo, serve sempre. Se tipo pure mamma va al supermercato ed è finita la farina, possiamo fare la pizza o il pane, quel che sia per emergenza, anche con questa qui d'avena, che è normale, se non sbaglio non è quella integrale, ed è 1,250 kg. Io sinceramente con questa mi trovo bene anche per fare io le crepe. E poi ho preso due pacchi di fiocchi, questi qua sono quelli là grandi, sì, è mezzo chilo, 500 grammi, quindi insieme formano 1 chilo. Hanno cambiato la confezione perché io prendevo ancora, avevo ancora i bustoni quelli là grandi senza confezione fuori, però comunque io i fiocchi li utilizzo molto anche per impanare il petto di pollo, di tutto. Una giacacciata in mano, bene, è caduto. Niente, raga, metto tutto nella scatola e apriamo il secondo pacco, che è quello lì, più consistente di All Supplement. Eccoci qua con l'unboxing di All Supplement. Ho fatto un altro ordine perché nello scorso, a parte che mi sono dimenticata
due cose importantissime, e quindi ho detto vabbè, mi trovo, lo rifaccio. Ho preso pure, ne ho approfittato per prendere le novità, anche perché in questo periodo, stando a casa, almeno abbiamo la possibilità di provare tanti nuovi prodotti, e quindi ragazzi, sinceramente ne ho approfittato, che da me consegnerò ancora, quindi non so se ce ne sarà qualcun altro, non lo so sincera, però vabbè, io vi aggiorno sempre e vi mostro tutto. Allora, io penso di aver sbagliato ad aprire il pacco, ovviamente, perché non lo dovevo aprire da di qua. No, l'ho aperto bene secondo me. Vabbè, allora, ho fatto un po' di rifornimento anche per, okay, anche per la sera, vicino alla televisione, queste cose qua. Allora, ho preso, no, guarda, una cosa che io stavo tipo, cosa ho sbagliato a prendere? Allora, ho preso un po' di patatine della Daily Life, le voleva provare anche mia sorella, quindi ho fatto un po' di scorta. Questo è gusto classico. Ho preso due confezioni di patatine classiche, poi questa qui è paprika, raga, io le amo queste patatine, barbecue, cheese, formaggio, sta pure qualche altro gusto se non sbaglio, vabbè. Ho fatto l'ordine principalmente perché mi serviva il multivitaminico, infatti ho preso due confezioni, io mi trovo bene, marchio Prozis, quindi l'ho voluto riprendere. Ho preso un pacco di, un altro pacco di fiocchi d'avena, però questi qui sono i small, cioè i più piccoli. Raga, servono sempre, sincera. Quindi ho detto facciamo scorta e li ho presi. Poi, qui ci sono due burri, non ho abusato di burri perché comunque ce li ho. Allora, ho preso l'olio di cocco, che a saperlo avrei preso due confezioni, visto che è piccolino, però vabbè, l'ho preso semplicemente per le ricette, voglio fare qualche dolce, anche qualche graffa, qualche ciambella, voglio, è la stessa cosa, però chi non capisce, almeno abbiamo tutti e due i significati, vi ho detto, perché molto spesso quando dico graffa dite che cos'è, molti di voi, quindi specifico. E quindi ho voluto prendere questo olio di cocco vergine, che è della, è biologico, marchio Probios. Vabbè raga, comunque questo qui è piccolino, è 200 ml, però sinceramente non è, serve giusto un po', quindi l'ho preso. Ho preso questo bel pacco di fiocchi gusto lemon cheesecake. Raga, quando ho fatto l'ordine avevo... Ah, raga, ma questo è un altro burro. Vabbè. Quando ho fatto l'ordine avevo voglia di qualcosa al limone. La crema al limone non era disponibile e quindi ho voluto prendere i fiocchi così da provare anche quest'altro marchio. Penso che è 4 Plus, comunque 4 più. E 8, vabbè, sono i fiocchi baby, un chilo. Eccolo qui, oh. Bello. Non vedrai di provarlo, gusto lemon cheesecake. No, aspettate raga, apriamo qui. Ce la faccio? Sì. Ok. Ah, è vetro, sì. Allora, ho voluto prendere sempre della 4 Plus o 4 più, ed è un pistacchio, una crema di pistacchio, 300 grammi. 30% di proteine, raga, mi ispirava un botto e quindi l'ho voluta prendere, almeno così posso dire che anche io ho quasi provato tutte le creme al pistacchio che ci sono sul sito di Your Supplement. Poi ho preso questo, come si dice, burro a spray. Eccolo qui, l'ho preso principalmente, si può usare per fare qualsiasi cosa, ed è di questo marchio Best Joy, sì, penso di sì. Ed è a spray, io mi ci trovo da Dio, io ho preso quello lì, questo è da, quanti ml? 250 ml, io ho quello lì al cocco e mi trovo benissimo e super comodo la mattina per le crepe o per i pancake, però adesso per le pietanze dolci, perché io non lo so, l'olio lo vedo per questo, ok, si può fare qualsiasi altra cosa, scusate il burro, però non lo so, lo vedo anche di più tipo ad usare l'olio di cocco per le crepe, ci vedo di più questo qui proprio a burro, quindi raga, non vedo l'ora di provarlo. E questo qui, pensate che io ha per 100, no, tipo 25 grammi, che sarebbero 4 spruzzi, a 2 calorie,
quindi raga è anche a basso contenuto comunque anche di calorie. Poi ho preso pure questa, la Choco Oreo, ed è della Comatri Tratta. No raga, aumenta il mio livello di difficoltà. Comunque raga, questo qui che la trovate anche sul sito. Cioè raga, ma perché ho aumentato il mio livello di difficoltà con la lingua su? Comunque ragazzi, questo è il marchio, non so se leggete, leggetelo voi. Ma raga, comunque questa qui la si capisce qual è, ed è bianca con i pezzi di Oreo, cioè si vede proprio da fuori. Questa mi ispirava sempre, ma ogni volta non la prendevo mai. Me l'aspettavo più grande, dal sito sembrava una bestia. Però vabbè, proprio come barattolo, io non vedo l'ora di provarla. Non vedo l'ora. Poi ho preso un'altra bustina di barbecue, un po' schiattata questa. Poi un'altra paprika. Sì, ho fatto un po' di scorta, ragazze. Poi, ragazzi, vabbè, raga, io faccio il nome dei raga, perché ragazzi mi sembra più maschile, ragazze è femminile, quindi dico raga. Poi, formaggio e alle erbe. E come patatine abbiamo finito. Poi ho fatto un po' di scorta di barrette, ho preso queste qui, della Proteinella, White Chocolate e Hazelnut Chocolate. Eccole qui, queste sono le nuove uscite come barrette, le proveremo insieme. Ho voluto prendere queste che, cioè ragazzi, sono minuscole, non ho capito, sono tipo fette biscottate, penso, della It's Pro. Eccole qui, le proveremo. Poi questa raga mi ispirava tantissimo. Sapete il mio amore oltre a pistacchio per il cioccolato bianco? E questa è White Chocolate Crisp. Quindi una barretta, ripenso che è ricoperta di cioccolato bianco e dentro non so cosa c'è. Comunque questa qui della Crunch. Comunque raga, è questa qui. È enorme questa barretta. Ho preso anche un po' di biscotti. Ho preso due chocolate chip. Questi qui sono i biscotti della Nato, che io li amo questi biscotti, ragazzi, sono troppo buoni. E quest'altra qui è double chocolate. Sono troppo buoni questi, io li adoro. Poi ho preso una novità della Granade. No, la ragazza me l'ha detto come si pronuncia. Granade. Non lo so, scusami. Comunque questa qui, della Carb Killa, gusto salted caramel. Chocolate salted caramel. Non vedo l'ora di provarla. Sì, non vedo l'ora di provare tutto. Poi ho voluto prendere questo qui, è morbidissimo, ed è sempre della It's Pro, iper focaccia. Eccolo qua. Non so, raga, mi ispirava tanto e quindi l'ho preso. Poi, ma io ricordavo che io... No, ne ho prese solo due. Allora, della Proto Max Low Carb Cookie, della Ciao Carbo, ho preso questo qui che non ricordo... Ah, gusto caffè. Sono tipo savoiardi, non lo so, raga, io non le ho mai prese queste cose. Ho detto, vabbè. E quest'altro qui è gusto cocco. È la stessa cosa, solo che... Penso che hanno cambiato, tipo questo è il packaging vecchio e questo è il packaging nuovo, sempre della Ciao Carbo. Poi ho preso un po' di barrette, perché sempre la sera, un po' di film. Ho ripreso questa al limone, che raga, la mia voglia per il limone, eccola qui di nuovo, della Self, sono buonissime. E quest'altra qui che è Milk e Cookie. Le amo. E ultime due barrette. Ho voluto prendere questa, che se seguite i video, mangio per... Marò, raga, quanti prodotti? Mangio per 12 ore solo barrette. Vi consiglio di seguire quella tipologia di video, perché lì abbiamo provato tantissimi marchi diversi e tantissime barrette. Questa qui ho voluto prendere la Chocolate Brownie. Io ho provato Peanut ed è buonissima. Questa qui è della Protein... No, della... Optimum Nutrition Crispy Bar. Scusatemi ragazzi, struppe enorme, ma vabbè. Stesso marchio. Questa qui invece è Cookies and Cream, però è diversa. Eccola qui.
E niente, raga, quindi felice, sommersa di prodotti da provare. Questa quarantena proveremo un po' di tutto. Inizieremo, seguitemi su Instagram, mi trovate come JuliaMiFit, perché molti video ci saranno anche su YouTube, ma la scelta di cosa proveremo giornalmente sarà completamente nelle vostre mani, quindi sarete voi a decidere. Mi raccomando, seguitemi su Instagram, il profilo da seguire è JuliaMiFit. E niente raga, quindi io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!